Durante la cronaca di una partita di calcio della squadra della mia città, ho visto e sentito migliaia di tifosi con un'unica voce innalzare un inno alla squadra del cuore. E in loro c'era un'unica passione, un'unica fiamma, un unico amore che infiammava e faceva battere all'unisono il loro cuore. Che amore grande! Quante altre passioni abbiamo che ci fanno gioire, esaltare e perdere completamente la testa? Faremmo follia per ciò che più amiamo e desideriamo. Cosa saremmo disposti a fare per la cosa che più amiamo e desideriamo? Quando ho sentito quel coro, ho pensato, come sarebbe bello se quel coro pieno di amore e di passione fosse dedicato a Gesù. Un coro da stadio che con un unico cuore ed un'unica passione urlasse a squarciagola. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva solo per te, Gesù. Sì, che gioia grande sarebbe sentire che l'oggetto della passione e dell'amore per migliaia di persone fosse rivolto ad uno solo, Gesù. Che meraviglia! Gesù, l'oggetto del nostro amore, la persona più importante della nostra vita, il desiderio unico del nostro cuore. Se un giorno all'improvviso mi innamorai di te e da quel giorno, Signore, non ho desiderato altro che dimorare in te e affidare a te la mia vita. E tu, che fai? Scegli di innalzare il tuo idolo o vuoi innalzare Gesù? A te la scelta. Scegli, Gesù, scegli il meglio. Dio ti benedica.